Cari ragazzi, nel Vangelo di oggi troviamo l'incontro di Gesù con un lebbroso. Gesù tocca il lebbroso. San Francesco, se andate ad Assisi, a Rivotorto, c'è una bella immagine dove San Francesco abbraccia un lebbroso. Madre Teresa, a Calcutta e non solo, curava i lebbrosi. Che strano! La lebbra è una malattia molto contagiosa. Piano piano ti corrode il corpo, ti mangia proprio. I lebbrosi venivano isolati, non solo al tempo di Gesù, e venivano messi lontano e dovevano gridare: sono impuro, stai distante, stai lontano da me. Come mai Gesù, San Francesco, Madre Teresa invece toccano i lebbrosi senza avere paura di contagiarsi? Sapete qual è il primo motivo? È che quando ci tocca Dio, ci contagia, ma non dalla lebbra. Dio non ci manda nessuna malattia. Ci contagia di amore. Ecco il motivo per cui Gesù, San Francesco, Madre Teresa toccavano i lebbrosi. Vedete, possiamo toccare o essere toccati in molti modi. È un modo per sentirci vicino, è un modo per appropriarci della cosa, della persona. Possiamo dare una mano o dare la mano. Possiamo accarezzare, possiamo guardare negli occhi. Vedete, abbiamo tanti modi per toccare le persone. Pensate quando qualcuno viene e vi tocca con una frase, con un rimprovero, con la voce. Tu sei un ragazzo impegnato, vai all'oratorio, vai agli scout, vai a messa. Chissà cosa vuole dirci con quel tocco, con quella parola. Forse è incuriosito da uno stile di vita. Ah, tu servi? Ah, tu metti a disposizione la tua vita, il tuo tempo per le persone che hanno bisogno? Vedete quante volte le persone ci possono toccare per quello che facciamo. Ed è un motivo per dire: sei interessante, sei una persona interessante. Tante volte le persone ci toccano, passano vicino a noi con una parola, con un gesto, con uno sguardo, con una carezza, con una pacca sulle spalle. Vogliono dirci qualcosa, bisogna decodificarlo e capire bene. Chi viene colpito dalla lebbra perde sensibilità. A volte viviamo dei momenti in cui non abbiamo sensibilità verso gli altri, siamo troppo chiusi in noi stessi. Ma succede anche tra i grandi uomini, quando si perde quella sensibilità. E a volte troviamo delle persone che diciamo: ma un po' brutta gente, mi tengo un po' lontano, non è sensibile. Ma il mondo potrà vincere la cattiveria, l'insensibilità verso gli altri. Forse questo brano di Vangelo può aiutarci. Il lebbroso del Vangelo pensava di non essere più amato da nessuno, neanche da Dio. E allora si getta alle ginocchia di Gesù e gli chiede: purificami, toglimi quello che mi impedisce di poter incontrare gli altri. Si sentiva escluso, ma aveva un bisogno assoluto di essere aiutato. Vi capita qualche vostro amico che si sente escluso, che a volte si comporta anche male proprio perché si sente escluso? Forse ha bisogno di essere aiutato. Gesù stende la mano, accarezza il lebbroso e gli dice: lo voglio. Gesù vuole che noi siamo felici, purificati da quello che ci impedisce di incontrarlo e di incontrare le persone. Poi a un certo punto rimprovera persino quel lebbroso, lo caccia fuori. Un po' strano Gesù,
perché gli rimprovera che non si era fidato di Dio. Dio non ti vuole male perché sei lebbroso. Anzi, Dio non ti vuole male perché sbagli. Dio non ti esclude dal suo amore. Anche se il tuo cuore ti rimprovera, ricordati che Dio è più grande del tuo cuore. Gesù lo caccia solo fuori da un'idea sbagliata di Dio, quando pensiamo che premia i buoni e punisce i cattivi. E invece Gesù viene a predicarci un'altra idea di Dio. Il vero Dio è il Dio dell'amore. Quando ci sentiamo un po' lebbrosi, non sentiamoci lontani da Dio, ma come il lebbroso del Vangelo. Tutte le volte che ci sentiamo un po' in colpa, siamo un po' in difficoltà, abbiamo bisogno di essere amati, come un giovane medico in un lebbrosario, in un'isola del Pacifico. Un incubo di errore quel lebbrosario. Eppure tutta la mattina vede un uomo che soffriva tantissimo per la lebbra, ma aveva una dolcezza incredibile nel trattare gli altri. Allora quel medico giovane si incuriosì: ma come mai quella persona così messa male continua ad amare gli altri? Ormai avanti con gli anni, tra un po' la lebbra lo consumerà tutto. Allora segue quell'anziano e vede che quell'anziano si trascinava fino al recinto che circondava il lebbrosario. Si metteva a sedere e aspettava. Non aspettava il sorgere del sole, uno spettacolo dell'aurora nel Pacifico. Aspettava fino a quando dall'altra parte del recinto spuntava una donna anziana come lei, con il volto coperto di rughe, pieni di dolcezza. La donna non parlava, lanciava solo un messaggio, silenzioso, un sorriso. Ma l'uomo si illuminava e rispondeva anche lui con un sorriso. Non si parlavano. Poi, dopo pochi secondi, il vecchietto trotterellava di nuovo nelle baracche, tutte le mattine, una specie di comunione quotidiana. Era alimentato da quel sorriso fino ad aspettare il giorno successivo, il prossimo sorriso. Allora il medico gli chiese: ma come mai? Chi è quella donna? E l'anziano disse: è mia moglie. Prima che venissi qui mi ha curato in segreto. Un medico le aveva dato una pomata, me la metteva tutti i giorni in faccia, ma lasciava solo libere le labbra per potermi dare un piccolo bacio. Quando mi hanno preso e mi hanno portato qui, lei mi ha seguito. E quando ogni giorno la rivedo, solo da lei so che sono ancora vivo. Solo per lei mi piace ancora vivere. Il sorriso, accarezzare, toccare, senza paura, semplicemente per amare.